prevedibile e abbiamo previsto ciò che era prevedibile vedere. Poi è successo l'imprevedibile rispetto, voglio dire, a questo allargamento dovuto ad una ceditura ulteriore di un tubo dell'acqua, ma anche con queste piogge considerevoli, insomma, che calano acqua da ieri notte. E questo ha contribuito ulteriormente a rendere, diciamo, più complicato e più difficile l'intervento, e quindi oggi ci troviamo in queste circostanze. Parliamo di quasi 150 nuclei familiari, però noi come municipalità, insieme anche al vice sindaco Sodano, stiamo cercando, come dire, delle collocazioni, ma al di là di tutto ci sono tutti i tecnici per cercare, voglio dire, una volta individuato quelle che sono le cause, e pare che adesso ci siamo quasi, credo che in tempi brevi restitueremo tutto quello che bisogna restituire e partire di nuovo con la normalità. Con i tecnici ne ho parlato per sommi capi, perché, voglio dire, sono tanti i servizi interessati, parliamo di Napoletana Gas, Enel, Telecom, Arin, cioè Xarin, voglio dire, bisogna capire. Adesso faremo il punto della situazione, aspettiamo anche la presenza del vice sindaco, dopodiché, insomma, si parte con l'intervento definitivo.